la sostanza ultima dell'oracolo della sentinella e al di fuori di ogni ambiguità, convertitevi. La radice ebraica suv, impiegata nel libro di Isaia, significa per sé ritornare, ma può esprimere anche specificamente il ritornare e il rivolgersi a Dio, cioè la conversione. Secondo la sentinella, non si tratta di tanto di cercare nella notte rimedi esteriori più o meno facili, ma anzitutto di trasformarsi interiormente, di un dietrofront intimo, di un voltarsi positivo verso il Dio della salvezza. Radice di questa conversione è anzitutto la contrizione e il pentimento. Nel caso nostro dobbiamo anzitutto convincerci che tutti noi, cattolici italiani, abbiamo gravemente mancato, specialmente negli ultimi 2 decenni, e che ci sono grandi colpe, non solo errori o mere insufficienze, grandi e veri propri peccati collettivi che non abbiamo sinora o sino ad oggi cominciato ad ammettere e a deplorare nella misura dovuta. Si dovrebbe dire che i battezzati consapevoli devono percorrere un cammino inverso a quello degli ultimi 20 anni, cioè mirare non a una presenza dei cristiani nelle realtà temporali e alla consistenza numerica di questa presenza e al peso politico che può avere, ma a una ricostruzione delle coscienze e del loro peso interiore, che potrà poi, per intima coerenza e adeguato sviluppo creativo, esprimersi con un peso culturale e finalmente sociale e politico. Ma la partenza assolutamente indispensabile oggi mi sembra quella di dichiarare e perseguire lealmente, in tanto baccanale dell'esteriore, l'assoluto primato dell'interiore, dell'uomo interiore.